Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. Finalmente oggi sono qui per presentarvi una delle budget king di questo 2023. Ringraziamo Pau Kiddy che ci ha inviato la X55, regina delle budget console, dal prezzo di circa 100 euro. E adesso vediamo com'è, ma tutto questo dopo la sigla. Eccoci qui, nel frattempo vedete il Giso del futuro. Per chi ha visto il video su la Aya Neo Geek 1S, ebbene Forza Horizon 5 funziona perfettamente, è solo che la sfiga ci vede benissimo e il server di Microsoft non era online, quindi non riusciva a dare l'autorizzazione al fatto che io possedessi il gioco. Ma torniamo alla nostra consolina. Ringraziamo Pauchidi che ci ha inviato questa simpatica console. La confezione, vabbè, insomma, dentro non c'è molto, a parte la console stessa, per cui c'è un libretto di istruzioni in cinese, grazie Pauchidi, grazie, e il cavo per ricaricarla. Allora, già vi dico, li ringraziamo tanto, hanno inviato anche questa comoda custodia per portarla in giro, perfetto. La Pauchi DX55 si è fatta notare perché nel settore delle console, dal prezzo di circa 100 euro, riesce a spaccare, fa tante cose, ha un bellissimo schermo, è un po' incasinata, hanno messo addirittura tante di quelle cose che ci sono sulla scatola, ci fa vedere esattamente la spiegazione di cosa ci sono dentro. Allora, vedete, andiamo con ordine, lo speaker doppio stereo, poi ci sono due schede SD qua sotto, card slot, in modo da poter aumentare, una per il sistema operativo, un'altra per le ROM. Visto che non si fotte con Nintendo, è da un po' che se quando vi manderanno i giochi non vi mandano nulla o quasi di Nintendo, non c'è nessun Super Mario, non c'è un cacchio. Però, se voi possedete le console e le ROM, quindi potete senza dubbio inserirle voi. Nel frattempo, da sopra abbiamo l'L1 e l'R1. I due trigger L2 e R2 purtroppo non sono analogici. Poi, però, comunque, dai, fanno il loro mestiere. E questo è il power button. Abbiamo due prese USB-C, una per l'alimentazione, l'altra per magari riuscire a inserire i dati. Una presa per l'uscita HD, vedete, questa è una mini HDMI, e poi c'è lo slot da 3,5 mm per l'audio, quindi come dotazione non è niente male. Lasciamo la scatola qui, vediamola. Le plastiche di Pauchiddi. Pauchiddi è un sub-brand di Ambernic, però diciamo che hanno migliorato senza dubbio la qualità delle plastiche, erano rinomati per mettere delle plastiche veramente pessime. Un po' la situazione possiamo dire che è migliorata. Nasceva questa console, a parte vediamo se riusciamo ad accenderla e a vedere questo bellissimo schermo. È uno schermo HD, vedete? Nasceva con una release di Linux, che però è stata sostituita, quindi se la comprate ora dal sito di Pauchiddi potrete
sostanzialmente andare a trovare questa versione di Jellos, è una fork di Linux che è ottimizzato per la... Ah, tra l'altro non abbiamo visto la strana disposizione di questi tasti frontali, ecco, adesso ce la vediamo meglio. Allora, mentre lui carica, ci mette un po', a caricare, però tutto sommato. Select, poi qua penserete che ci sia lo start, e invece no, quello è il volume più, volume meno, start. Quindi hanno messo select, start, volume più, volume meno. Una caccata pazzesca. No, vabbè, bravissimi Pau Kiddi, fantastici. Poi, croce direzionale, funziona abbastanza bene, come vedete. Questa è come... Ah, ecco, è partito nel frattempo. Possiamo dire che è... Come stick analogici sono simili a quelli della PlayStation Vita. Avrei preferito qualcosa di più grosso, ma forse così è più trasportabile. Ok? Se vedete, molto carina questa interfaccia, è chiaramente una interfaccia che si ispira a Emulation Station. Difatti, andando a premere lo start, troveremo le varie impostazioni, impostazioni di gioco, impostazioni del sistema. Una delle prime cose che vi consiglio di fare, ovviamente questi quattro tasti sono con l'impostazione di Nintendo, quindi questo è quello per andare avanti, vedete? Ok, quindi c'è anche questo display da 5 pollici e mezzo, luminosità. Vi consiglio di attaccare il wifi. E una volta che l'avete fatto, andare a vedere un attimino se vi sono aggiornamenti della console stessa. Vediamo, ad esempio, in modo da poter migliorare gli emulatori o tutto quanto. Ah, abbiamo trovato un aggiornamento proprio adesso. Va bene, lasciamoglielo fare. E ci rivediamo quando ha finito questa giornata di aggiornamenti oggi, ogni volta che fa. Però vedete, ci dice, questo è anche, devo dire, brava Pau Kiddi che nel frattempo ha deciso appunto di installare già di fabbrica un sistema operativo aggiornabile. C'è il wifi, c'è il Bluetooth. C'è un sacco di cosine per una console da 100 euro, tutto sommato, eh. Va bene, facciamola aggiornare e poi ne riparliamo. Eccoci tornati alla nostra interfaccia. Guardate quanti sistemi ci sono. Cominciamo subito da qualcosa di semplice. Metaslack. Che ho fatto? Metal Slug, e qua abbiamo trovato subito una grana. C'è del drifting del joystick. Ah, Pau Kiddi, Pau Kiddi, che mi combini? Alziamo il nostro volume. Ah!
ho lasciato l'aspect ratio di questo del Neo Geo esattamente com'era. Guardate quanto è carina, questa è proprio l'interfaccia di Emulation Station, vedete, con i giochi si può fare lo scraping delle impostazioni, se volete aggiungere dei giochi, opzioni collezione gioco, ci sono 58 sistemi, vedete, e possono essere ordinati in vario modo, e si può fare lo scraping delle copertine se volete aggiungere dei giochi, come giochi che vi dicevo che non ci sono della Nintendo. Andiamo avanti, proviamo qualcosa di più. Border Town è un pseudo sequel del Taito Metal Black. Vediamo. Naomi, la versione da sala del Sega Dreamcast dovrebbe essere il limite di questa console, quindi la portiamo subito al limite, nel senso che nell'ambito del settore mobile da 50 massimo 60 euro, allora abbiamo, credo, come migliore scelta quella che è la Mio Mini Plus e la sua contender di Ambernic, la RG35XX. Me l'hanno anche inviata ai ragazzi di McDai, magari prima o poi ve la farò vedere quando c'ho tempo. Vi ricordo che la scheda Naomi o New Arcade Operation Machine Instruction era, minchia, le so tutte, era, basta, ok, c'ha dei tempi suoi un po' lunghetti per il caricamento, però dobbiamo concederglielo, insomma alla fine è una console che costa relativamente poco per quello che offre. C'ha 2 giga di RAM, è una quad core se ben ricordo, e Dreamcast, vediamo Dreamcast, dai. Crazy Taxi, ogni singolo emulatore o anche ogni singolo gioco, andando poi a premere il tasto prima di caricare il gioco, può essere modificato nelle sue impostazioni. Potrete andare un po', io spero che con gli aggiornamenti abbiano migliorato la situazione, ma questa è una delle cose un po' più. Abbassiamo un po' la musica, se no ci toglie. Non pensavo nel 2000, quando ho comprato il Dreamcast, invece della PlayStation 2, tra l'altro.
Non pensavo che dopo, sono passati anche 23 anni, però non pensavo che il Dreamcast sarebbe potuto essere emulato da una consolina da 100 euro. E come vedete, anche un gioco pesante come quello del Dreamcast è emulato bene. Andiamo a vedere come va la PlayStation, magari. Guardate, è veramente comodo. Peccato perché c'è un po' di drifting. Voi potete aggiungere un po' di drifting del controller in fase di selezione. Atomis Wave. Ah, ok. Ecco cosa volevo vedere. Un gioco da lacrimucce. La Atomis Wave fu invece l'hardware Naomi rimarcato da Sammy dopo l'acquisizione con Sega nel 2003 circa. Questo gioco uscì come conversione casalinga solo per la PlayStation 2, ma era in effetti un arcade da sala giochi pensato per l'hardware dello sfortunato Dreamcast e in questo caso dell'Atomis Wave. Se vedete l'emulazione, ah, io ovviamente l'ho messo in 16 decimi. Se vedete è davvero preciso, veloce, divertente. Se anche volete regalarla a un bimbo, io sinceramente mi ci diverto tanto e quindi ok, volevo vedere la PSX e volevo farvi vedere poi come si vanno a sistemare le varie impostazioni. C'è addirittura il 3DO, Madonna. DS, cosa c'è del DS? Vediamo. Hanno ovviamente evitato di mettere i giochi della Nintendo, ve l'ho detto, però Lego Batman, magari. Sapete che non ho. Questa è la prima volta che provo questo emulatore. Quindi diciamo che la stiamo provando insieme. Sfrutta davvero una, così com'è, una piccola parte dello schermo, Questo, uno schermo così largo andrebbe sistemato, magari vediamo se. È emulato molto bene. Emulato davvero molto bene, guardate, però io uscirei. Mi fai uscire? Bene, adesso abbiamo capito perché hanno messo il tasto di reset. Guardate qui, tac, hard reset della console. È bello farvi vedere tutto senza tagli. Nel frattempo dietro c'è la nostra Anya Nio GQ1S collegata al monitor gaming Arzopa. Si sta ricaricando, vediamo un attimo. Ci ha messo un po', ma è pronto e adesso ci dà anche la sua musichetta.
di Tetris. La PSP, vediamola immediatamente. Poca roba, in effetti. Vediamo Guilty Gear Judgment come va. Però tenete presente che se su questo bello schermo, se l'emulazione è accettabile, no. E questa è la PSP, signori, emulata da Pawkiddy X55. Motivo per cui non vuole più uscire dal gioco, non lo so, mi sa che dovremo rifare un hard reset. Pawkiddy, negli aggiornamenti, oggi gli aggiornamenti sono stati nefasti, nefasti. Va bene, eccoci. Allora, quello che volevo farvi vedere è questo. Premendo questo tasto, il tasto di Select nell'ambito della lista dei giochi, potrete andare a vedere le cosiddette opzioni del sistema, comprese le opzioni avanzate. Premendoci avrete modo di andare a cambiare l'emulatore qualora vedeste che qualcosa va male, oppure le proporzioni dello schermo. In questo caso io ho portato a 16 decimi le impostazioni dello schermo per sfruttare questo bello schermone da 5 pollici e mezzo. Ci sono anche degli effetti di shader e di anti-aliasing. Io vi consiglio di evitare assolutamente l'utilizzo di questi filtri per non peggiorare pesantemente la situazione. Guardate quanti bei giochi della PlayStation. Io direi che dobbiamo provare il nostro immarcescibile Tekken 3. Alziamo un po' il volume. No, alziamo, ecco, da qua hanno veramente messo dei tasti. We are.
È veramente un bel vedere anche questo gioco della PlayStation. Ecco, stavolta per fortuna ha ripreso il controllo con... Guardate che carina questa interfaccia alla Emulation Station. No, questa è proprio Emulation Station in effetti. Sono tanti, tantissimi giochi che vi arriveranno dentro la console se la comprate dallo store di Paukiddy. Tantissimi. Ora, considerazioni finali. La consiglio? Beh, per 100 euro direi che è una spesa interessante, nel senso che se le console ultra portatili e ultra economiche come la Mio Mini hanno il limite della PlayStation, questa dispone di uno schermo più grande e riesce a poter emulare più sistemi, quindi la PSP, il Dreamcast, c'è di tutto, non ve li faccio vedere, se no facciamo un video di 50 anni che non serve a nessuno, però guardate quanta roba, guardate quanta roba, persino l'Amiga è emulato. È un tuffo nel passato, quindi il limite in questo caso saranno Dreamcast e PSP. Per 100 euro mi sembra che sia una spesa che si può sostenere, per cui brava Paukiddy, sinceramente continua così. Non è un prodotto perfetto, come vedete ha dei problemi che vi costringono all'hard reset e loro vi hanno messo il tastino qui proprio per, diciamo, sistemare. Però la presenza out of the box di Gelos vi permette quelli che sono letteralmente continui aggiornamenti e quindi la speranza che in questi aggiornamenti possano migliorare e risolvere i problemi. Io direi che come console da portare, che ne so, in spiaggia o da regalare a un bambino, se lo avete e volete fargli vedere i giochi a cui giocavate quando eravate piccini, è un ottimo acquisto. Spero che ne converrete con me e se siete d'accordo spaccate il tasto di mi piace, se avete commenti, domande, cercherò di rispondere a tutti come sempre. Ciao a tutti da Giso e alla prossima!